Un saluto da Pippo Vardelli, è un'intervista particolare questa, un po' diversa da quelle che facciamo di solito perché, come avrete letto, su Piacenza 24 il 13 di giugno, la serata del 13 giugno, sarà dedicata a quel grande Piacenza che nella stagione 1992-1993 riuscì a raggiungere la Serie A per la prima volta nella storia della squadra, nella storia della città. Una serata storica che verrà festeggiata sul campo del Lions Quart, una serata organizzata da Andrea Morini e una serata che vedrà tra i protagonisti Roberto Chiti, che oggi è in linea con noi. Ciao e benvenuto. Ciao e buongiorno a voi. Allora Roberto, ti faccio subito la prima domanda così a bruciapelo, ti chiedo che ricordi e che sensazioni hai se ripensi a quel 13 giugno appunto di 30 anni fa. Ma i ricordi e le sensazioni, se ripenso a quel giorno, mi vengono i brividi anche adesso, guarda, a ripensarci. Solamente a ripensarci così, quando si ritorna indietro, se racconti quello che è successo, mi viene la pelle d'oca già a ripensarci, guarda. È stata una cosa, non dico meravigliosa, di più. Io avevo già vinto altri due campionati col Pisa, ma questo è stato quello, penso, più bello in assoluto. Senti, e ci racconti la cosa più strana, se puoi dircela, successa quel giorno, perché tutti conosciamo la partita, la vittoria, il trionfo, ma c'è stata una cosa che non è uscita che puoi raccontarci su quella giornata? Ma più strana, devo dire, il nostro ritorno in aereo, che eravamo tutti lì, che ci siamo ripresi, abbiamo fatto dei filmati con le telecamere e scherzavamo, chi faceva qualcosa, scherzi, oppure facevamo quelli della Jalappa con Vettorello, Caccamo, che faceva Bobo Maccoppi, è stato vedere Brioschi, Piovani, è stata una cosa eccezionale. Ricordarsi con tutti lì il viaggio di ritorno è stato veramente, cioè, era una cosa surreale, anche noi non ci credevamo, dai. Poi dopo, quando siamo arrivati a Parma e abbiamo visto, atterravamo con l'aereo e vedevamo dal blò tutta la pista era bianco-rossa, eravamo veramente lì, ci siamo resi conto forse di quello che avevamo fatto, dai. Poi il ritorno da lì, da Parma, dall'aeroporto, arrivare a Piacenza in autostrada, era un nuvolo di bandiere bianco-rosse su tutta l'autostrada, era l'autostrada bianco-rossa in pratica, è veramente stato all'apoteosi lì. Il clou è stato lo stadio, quando siamo arrivati allo stadio, perché noi siamo arrivati ancora, dovevamo mangiare, era mezzanotte, non avevamo cenato niente, a parte certo, la fame non la sentiva nessuno, ci siamo fermati al ristorante per mangiare, è arrivato l'ingegnere Garilli e ci ha detto: ma cosa fate qui? Dobbiamo andare subito allo stadio, c'è la gente che vi aspetta. E noi non pensavamo una marea di persone così nello stadio, quello sì, non ce l'aspettavamo. Mi fa commuovere ancora a ripensarci, credimi, mi commuove ancora. Certo, assolutamente. Sì. Senti, tu sei stato artefice forse del periodo più bello del Piacenza, sicuramente quello che ricordano tutti. Purtroppo quest'anno il Piacenza ha avuto una stagione molto difficile, ha retrocesso in Serie D. Ti chiedo se hai seguito la squadra, se puoi farci un commento, ecco, su cosa ne pensi da fuori di quello che hai visto. Ma io da fuori ho seguito solo in parte un po' i risultati, quindi non so le dinamiche che possono essere quello che è successo tra società, giocatori, spogliatori, quello non lo so, ho seguito un po' da fuori perché sono sempre rimasto legato a Piacenza. Dispiace vedere una situazione come che si è creata così societariamente con la squadra, dispiace molto vedere Piacenza che sia retrocesso, perché non merita quella posizione. Il nazionale dilettanti non credo, perché credo sia una piazza che può fare bene il professionismo, quindi non saprei giudicare quello che è successo. Sicuramente le colpe vanno un po' divise un po' in tutti, tra squadra, giocatori e tutto. Non conoscendo la dinamica preferisco non parlare, non sapere, perché non vorrei dire cose che non so, purtroppo. Dico questo, mi dispiace, quello che è che mi dispiace molto che sono successi, quello sì, perché Piacenza per me è nel cuore. Ti faccio l'ultima domanda sulla serata del 13 giugno, lo ricordiamo ancora che si svolgerà a Quarto. Cosa pensi, ecco, che emozioni pensi di ritrovare i vecchi compagni, l'ambiente, insomma, che serata ti aspetti? Ma sicuramente mi aspetto una serata bellissima, perché rivedersi, ritrovarsi tutti insieme, rifesteggiare proprio il giorno della vittoria del campionato della promozione in Serie A, e penso sia una cosa eccezionale. Noi siamo un gruppo che ci sentiamo sempre, abbiamo una chat dove tutte le mattine ci sentiamo tramite WhatsApp, quindi è veramente rimasto un gruppo affiatato che
effettivamente nel calcio moderno di oggi non si trova. Vedere un gruppo di ragazzi come noi, che uscivamo quasi tutti insieme, andavamo a mangiare la pizza insieme, ci trovavamo sempre, eravamo una famiglia, a partire dalla società, la squadra e tutti. Avevamo creato veramente un gruppo che io penso che non si possa ripetere nella situazione di oggi, un gruppo così, che era tutti, avevamo un unico scopo, andare in campo, giocare e divertirsi, e l'amicizia. Quello è stato veramente il cardine che ha fatto di noi una grande squadra, in pratica. Uno per tutti, tutti per uno, questo è il nostro motto. Ringraziamo Roberto Chiti per essere stato con noi e gli diamo il bentornato per quando tornerà a Piacenza, appunto, il 13 giugno. Grazie a voi, e Piacenza per me è sempre nel cuore, è una cosa indimenticabile. Grazie a voi e al 13 giugno. Ci vediamo. Ciao, a presto.